Più niente, io non posso mai dire una cosa al ragazzino. Ma che tu hai detto? Mai. Che c'hai? Ah. Che c'hai? No, Isabel, cerca di capire pure tu, è già c'è il muto, è par condono, e mo ci metti pure le zingare. E dove vai? Allora, Menicucci, bravo, hai fatto proprio un buon tema. Senti, Menicucci, però ci sono un paio di cose che vorrei capire meglio, dei concetti che non ho afferrato bene. Ecco, per esempio, qui tu dici, io prima la scuola non la sopportavo, ma poi quando mi hanno tolto dalla classaccia dell'altro anno mi è sembrata migliore. Senti, Menicucci, spieghi un po' meglio a me e ai tuoi compagni che cosa vuoi dire con questo concetto? Menicucci? Perché là molti ripetenti prendevano sempre in giro. Menicucci, voce, non ti sentiamo. E sta un po' più dritto per cortesia, neanche riesco a vederti. Allora? Perché là erano tutti i ripetenti, mi prendevano sempre in giro. E perché ti prendevano in giro? Ma professore, ma io lo so questo qua in secchio. Zitto, tu, sempre con ste battute. No, perché c'avevo la macchinetta ai denti. Senti un po', per favore, ragazzi. Qui dice ancora, quest'anno hai deciso di studiare e di andare bene perché una sera sei andato a cena da tuo zio. Che cosa vuoi dire? Perché dove sta zio, le vie sono pulite, gli alberi, le aiuole, i negozi, cioè è più ordinato. E a lunghezza non è così? No, qui è un casino.